Va bene, benvenuti, bentrovati qui all'Internet and Governance Forum. Spero che sia la prima di una serie di questi incontri, o comunque l'avvio di un percorso che non si fermi a questo incontro fine a se stesso, insomma, che sia proprio l'inizio di un percorso. Ovviamente ci scusiamo per il ritardo, abbiamo avuto un po' di problemi tecnici, di connessione e altro, però abbiamo risolto tutto. E ovviamente non mi sono preparato nulla perché non sono un professionista dei congressi, tantomeno della dialettica, sono un semplice manovale attivista che fa di giorno in giorno tutto quello che ritiene indispensabile per la difesa di certi diritti. E quindi farò solo tecnicamente, mi limiterò a dare la parola e permettere che tutti possano parlare. La giornata si svolgerà in una prima parte che serve solo, diciamo, di interventi, diciamo, unilaterali, che serve solo a dare brevemente degli spunti utili al dibattito che seguirà, perché la parte fondamentale che è quella dei tavoli in cui ci sarà il confronto fra le persone in modo da trovare dei punti di sintesi. Allora, una piccola storia, una piccola premessa su come siamo arrivati qua ad indire questo incontro. L'antefatto è l'Internet Governance Forum, che va avanti da un po' di anni su indicazione delle Nazioni Unite. È un forum a livello mondiale che discute i temi della governance della rete e diritti digitali. E come per il modello Nazioni Unite è un po' un parlarsi addosso, un po' fine a se stesso, un po' distante, un po' troppo distante dai cittadini reali, dagli utilizzatori poi della rete, che ormai siamo gran parte dei cittadini abitanti su questo pianeta, insomma, lo stiamo diventando, insomma. E quindi a partire dall'anno scorso è incominciata questa iniziativa in contemporanea con il Governance Forum che è stato fatto ad Istanbul. Ci fu la prima edizione di questo che, chiamandolo in maniera provocatoria a Governance Forum, ci fu una sessione parallela in cui spontaneamente organizzazioni, cittadini, associazioni si sono incontrate e hanno incominciato dal basso a occuparsi di questi temi in forma più trasversale, discuterne e capire. Per esempio, se è utile un governo, tra virgolette, della rete, è utile regolamentare, oppure anche no, è tutto aperto, sono tutti temi di cui parlare e da sciogliere in qualche maniera. Sicuramente la situazione di un ambito sul modello Nazioni Unite, che è quello del Governance Forum, che va avanti per anni e non scioglie temi nella sostanza, comporta il fatto che se un ambito non è gestito o volutamente non gestito, viene di fatto occupato da chi la rete la usa. Quindi se da una parte ci sono i governi che la usano per in qualche maniera controllare o peggio ancora strutture non governative o in qualche maniera collegate che lo fanno, e quindi violando alcuni principi che possono essere quelli della privacy di cittadini in forma massiva, fino a chi ha interessi commerciali, perché cos'è, e questo lo pongo come dubbio, non perché è una certezza, se la rete può essere non governata, non regolamentata, o può anche esserlo, ma se non è governata, per esempio, un rischio è che, come può avvenire per una città, se non c'è un piano regolatore, non è che fermiamo l'edificazione in città. Vanno avanti comunque in qualche forma, e questo è quello che può accadere, per esempio. E quindi, come dicevo all'inizio, spero che questo sia solo un inizio e che ci si riesca sotto questo format, diciamo, della Governance Forum, che può essere in presenza, ma sicuramente sarebbe bello che andasse avanti nel tempo anche utilizzando la rete stessa, possiamo confrontarci però cittadini che si incontrano, che spontaneamente decidono di farlo. Ora, abbiamo tutta una serie di interventi, tra cui alcuni non in presenza ma tramite rete.
Innanzitutto porto i saluti del professor Rodotà e dell'europarlamentare Giulia Reda, che non sono potuti venire perché erano già in partenza per il Governance Forum l'uno e la Governance Forum l'altra in Brasile. Così come non ci sarà qui in presenza Stefania Milan, che lavora nell'ambito di ICAN, anche lei in partenza per il Brasile, lei si occupa dei domini no profit, quindi .org.net, però ci sta preparando un video in questo momento, quindi in giornata dovrebbe arrivarci un suo contributo video.